in bianco e nero. Vedete Villalta in questo momento, mentre entriamo in telecronaca diretta, sulla linea di colpo libero per tre tiri liberi, cioè 2 su 3. Gli arbitri sono Vitolo, che è vicino a Villalta, e Duranti, entrambi di Pisa. Devo dire che fino a questo momento ci sono 19 punti di Morse, mentre nel primo tempo l'uomo partita, l'uomo più importante della Sinudini, è stato Antonelli con 5 su 6 al tiro, 11 punti per lui, con 12 di Bertolotti. Sono stati i due giocatori più pericolosi per la squadra locale. Siamo adesso in parità, giocati 1 minuto e 29 secondi, ha il terzo tiro libero Villalta. Vediamo la situazione di questo personale, adesso è nuovamente in testa la Sinudini, 40-39, ricordo che è il secondo playoff, dovesse vincere la GIRD sarebbe il campione d'Italia, dovesse vincere la Sinudini ci sarebbe lo scudetto in palio nell'ultimo spareggio, nella bella per antonomasia domenica Ventura alla Palazzone di Milano. Meneghin è andato a tirare da distanza la vicinata, ha riportato in testa la Mobil GIRD, adesso ha anche un tiro libero a sua disposizione. Ci sono nella Girgi 3 falli a carico. Libero a sua disposizione. Ci sono nella Girgi 3 falli a carico di Iellini. 3 falli a carico c'ha nella Sinudini Driscoll. Gli altri giocatori sono più gravati, quelli della Girgi, ma nessun altro ha 3 falli. Nella dalla lunetta ci sono stati molti errori per la Girgi nel primo tempo. Il rimbalzo è stato di Zanatta, che è stato molto valido, ha avuto una buona percentuale di realizzazione, non strepitosa come domenica scorsa, comunque 8 punti al suo attivo nel primo tempo, ma della lunetta 2 su 5 appena per Zanatta. È stato il giocatore che ha commesso più errori dai 5 metri. È Costola che manovra la palla, c'è un pallone che termina sul fondo, dal punto di vista tattico nessuna novità, difesa a zona della Girgi, difesa uomo contro uomo della Sinudini, che ha giocato quasi sempre con, cioè perlomeno in maniera preponderante, con 4 lunghi, adesso ne ha 3 sul terreno. È andato al tiro Zanatta, che nuovamente è apparso in buona condizione, e per la terza volta nell'incontro la Girgi è avanti di 3 punti. Devo ricordare che era la sua posizione un po' compromessa quando con un parziale di 8-0 si è riportata in partita nel finale del primo tempo. Bertolotti, è andato a realizzare Bertolotti, 43-42, Bertolotti 14 punti per lui, ci sono 9 punti anche per Villalta oltre agli 11 di Antonelli già comunicati. Giocati 2 minuti e 20, vedete che naturalmente dagli scorci che il regista Prandoni vi manda il Palazzo dello Sport di Bologna è gremito, naturalmente come si sapeva, ci sono anche le maggiori autorità cittadine oltre a quelle ovviamente cestistiche nazionali. È l'arbitro Vitolo che ha il pallone, lo vedete sulla destra del video, attende che sia effettuato un cambio, torna sul terreno Serafini, esce Antonelli, quindi la Sinudini gioca la carta dei 4 lunghi, ha soltanto Antonelli. Ecco la panoramica del Palazzo dello Sport di Bologna, ripeto, gremitissimo, ogni posto era stravenduto agli inizi della settimana. In attacco la Girgi che ha un punto di vantaggio quando sono stati giocati 3 minuti della ripresa, Zanatta, su di lui è Bertolotti, ecco ancora Meneghin sul quale è ora passato Serafini, Zanatta dall'angolo, Zanatta è molto corto il suo tiro questa volta, la possibilità di contrattacco della Sinudini condotta da Caglieris per Bertolotti, ecco la disposizione a zona 2-3, 2 davanti della Girgi, 3 dietro. C'è Ossola adesso dalla parte di Bertolotti, Bertolotti è il numero 15, eccolo che è lui che tira, e Bertolotti va a bersaglio, quindi 16 punti per lui, la Sinudini è nuova per la sesta volta, la partita cambia di lepre, cioè per la sesta volta c'è una variazione nella squadra che conduce il punteggio. In attacco adesso la Girgi, è sotto canestro ben servito da Meneghin, ha segnato Zanatta, 45 Girgi, 44 Sinudini, per Zanatta 12 punti al suo attivo. La Sinudini, vedete, dà l'incarico a Bertolotti di aiutare il portatore di palla che ora riceve, c'è un pallone che consente un contropiede della Girgi, è il più rapido Zanatta che va a segnare. Nel primo tempo Ossola si era mangiato un clamoroso canestro tutto solo sotto la retina. 47 Girgi, 44 Sinudini, quasi 5 minuti giocati nella ripresa. Driscoll non ha realizzato molto fino a questo momento, ancora una volta sul rimbalzo Bertolotti è andato a segnare da vicino, la palla sembrava terminare fuori
dalla linea di fondo si sono fermati i difensori della Girgi con bella tempismo, Bertolotti li ha bruciati, 18 punti è passato al secondo posto dietro Morse nei cannonieri della giornata. Ecco ancora il duello Bertolotti-Zanatta ed ecco un pallone per Meneghin che è andato in però consente un rimbalzo difensivo con taglia fuori per Driscoll, contropiede della Sinudine, è andato a segnare molto bene di sinistro Villalta, contropiede vincente della Sinudine, 48-47 il punteggio con un punto di vantaggio per la formazione locale che a sua volta ha annullato il momentaneo break favorevole per gli occhi. Ancora in testa la Girgi con questo canestro di Bisson, 49-48, le due squadre vedete si equivalgono, si danno battaglia proprio un piano di equilibrio notevole che naturalmente aumenta l'incertezza dell'incontro. Bertolotti, pallone per Driscoll, è Caglieris che va alla conclusione, rimbalzo di Bisson, pallone per Morse, aperto dall'altro lato del campo per Zanatta, Zanatta ha sbagliato il suo terzo tiro consecutivo, giocati adesso 5 minuti e 40 secondi, sempre un punto, divide le due formazioni, la squadra che attacca in maglia bianca può effettuare il sorpasso. C'è un fallo, mi sembra che ci sia un fallo personale, è il secondo fallo di Meneghin, il gioco è stato fermato, vedete la panchina della Girgi, fa molto caldo a Bologna, fa molto caldo qua dentro naturalmente e questo accentua la fatica dei giocatori sul terreno. Bertolotti in attacco, Antonelli che è tornato in campo. Ha bisogno di tiri da fuori, la Sinudine ha mandato Antonelli sul terreno che è un tiratore che anche nella prima giornata si è comportato molto bene, nella prima parte della gara volevo dirvi, eccolo al tiro, vedete che ha segnato Antonelli, è un chiavistello ideale per battere la difesa della Sinudine, lo ha dimostrato, eccolo inquadrato dal regista Prandoni con il numero 6, lo vedete adesso mentre sta marcando Ossola, dicevo che si è comportato molto bene domenica scorsa e ha ripetuto la buona prova in queste battute iniziali della gara. Meneghin in entrata, Meneghin è stato fermato fallosamente da Meneghin, non so se ci sia il replay, ne facciamo pochi per non disturbare, ma quando c'è il tiro libero si può interrompere l'azione perché nessuno è disturbato. Ecco, vediamo il replay, vediamo Meneghin, guardate la sua incursione sul fondo vicino a me, con l'arbitro, l'ex arbitro Sidoli, ma ha arbitrato fino a due settimane. C'è stato senz'altro un fallo della Sinudine contro Meneghin, si è visto. Meneghin saltava, si è visto nettamente. Ecco, vi dicevo che l'arbitro Sidoli adesso è consigliere federale, ma naturalmente ha arbitrato come arbitro internazionale fino a poche settimane or sono, ci avverremo dei suoi consigli per quello che riguarda le situazioni incerte, sempre e soltanto per dimostrare che nel basket gli arbitri, anche quando qualche volta sbagliano, non succede nulla di grave, nulla di importante, nulla di drammatico. 50 pari in questo momento, giocati 6 minuti e mezzo. Adesso 51 Girgi, 50 Sinudine, con un'incertezza che continua, le due squadre sono sempre a ruota, a contatto di gomito. Adesso è più avanzata la difesa della Girgi, sembra quasi che Ossola sia a uomo su Antonelli, ancora un contropiede e c'è stato un errore perché Iellini è stato fallosamente fermato al momento della conclusione. Iellini dovrebbe avere 2 tiri liberi su 3 al termine dell'azione precedente, quando per un errore di Serafini ed anche di Antonelli la Sinudini aveva perduto il pallone. Vediamo Iellini che, ripeto, ha 3 falli a carico dall'ottavo minuto del primo tempo e che non ha finora portato alcun ausilio, un bottino di punti alla sua formazione. La squadra della Girgi ha dovuto avvicendarlo. Iellini è in lunetta, non ha ancora segnato, 0 su 2, la percentuale dei tiri liberi ricorda fino a questo momento quella di Belgrado per la Girgi. Ecco il suo terzo tentativo a bersaglio, adesso ci sono 2 punti di vantaggio per la Girgi, 52 a 50, dopo 6 minuti e 40 secondi di gioco della ripresa. Vedete che c'è adesso Iellini, un po', è quasi una difesa a uomo, è difesa a uomo quella della Girgi, in questo momento difesa a uomo, ecco Villalta, è libero Caglieris, la lotta sui rimbalzi vede prevalere i giganti della Sinudine ed è Driscoll che ha preso un bel rimbalzo d'attacco, Driscoll è il miglior rimbalzista offensivo della squadra bolognese,
ha conquistato una bella palla. Possiamo rivedere l'azione precedente che è molto interessante, è un'azione di rimbalzo d'attacco, mentre ci sono i tiri liberi di Driscoll. Vediamo se è possibile al replay l'azione precedente. Ecco, vedete l'azione di Villalta, poi il passaggio a Caglieris, il tiro di Caglieris, vedete di spalle col numero 12 Driscoll, ecco che sale più alto, tenta una deviazione a canetto, poi prende il secondo rimbalzo e poi subisce il fallo. Mi sembra che il fallo ci fosse, c'è il fallo netto senz'altro. Fallo, ed ecco Driscoll, torniamo in telecronaca diretta, Driscoll che ha commesso due errori su tre, rimbalzo vincente della difesa della Sinudini, che però in questo momento riesce a conquistare la palla con un intervento giudicato irregolare dagli arbitri. Quindi la palla è della Girgi, 52 a 51, 7 minuti e 20 secondi di gioco qui a Bologna. Le due squadre, ripeto, sono ancora divise da un solo punto, a conferma, testimonianza di quello che si sapeva, cioè dell'enorme incertezza in questa partita. È il quarto fallo di Iellini, attenzione, il quarto fallo di Iellini in un'azione di sfondamento sotto canestro, nel tentativo di liberarsi Iellini si è caricato del quarto fallo, ed è questo un momento abbastanza delicato, difficile naturalmente per la squadra della Girgi, che trova uno dei suoi titolari sul limite dei 5 falli. 52 Girgi, 51 Sinudine, 7 minuti e 20 secondi, quarto fallo di Iellini che comunque resta sul terreno con 4 falli a carico, il pallone passa alla Sinudine, adesso si riprende e c'è la possibilità di un sorpasso da parte della formazione locale in maglia bianca con lo scudetto sul petto, scritte bordi neri. Un palleggio un po' arrischiato da parte di Caglieri, che comunque ha controllato la palla, continua l'attacco della Sinudine, c'è Driscoll da sotto canestro, poi c'è il rimbalzo di Bisson, palla per Ossola, pallone per Morse che andrà al tiro da molto distante, Morse fuori la retina, supera quota 20, va a 21 punti, porta 3 lunghezze il vantaggio della squadra di Varese. 12 minuti da giocare, in questo momento l'incontro potrebbe avere una svolta abbastanza interessante. Iellini è ancora sul terreno con 4 falli, sta guardando Caglieris, c'è Ossola su Antonelli, ecco Bertolotti, ha perso la palla, l'ha recuperata proprio Iellini, 4 della Girgi al contrattacco, e Bisson che va a segnare sul servizio smarcante di Iellini, 56 a 51 il punteggio, vedete, avete visto Bisson inquadrato, per Bisson ci sono fino a questo momento 10 punti, c'è stato un prevalere anche netto della Sinudina in due fasi del primo tempo, in questo momento il vantaggio è viceversa della formazione ospite, che è in corsa in fallo con Morsi in questo momento. 11 minuti e 23 secondi da giocare, punteggio di 56 a 51 con un time out chiesto in questo momento, vedete la panchina della Girgia attorno all'allenatore Gamba e i suoi giocatori, questo è il vice allenatore Morini che dà un'occhiata alla situazione dei falli che saranno molto importanti anche quest'oggi come sono sempre in una partita di pallacanestro, mentre l'allenatore Peterson della Sinudine dall'altra parte del campo non ha portato finora alcuna sostituzione, ecco inquadrata la Sinudine sul terreno, non ha portato alcuna sostituzione, ha avvicendato pochi uomini rispetto al suo solito Peterson, ma naturalmente questi playoff sono partite ad altissimo livello nelle quali non hanno molto spazio i giovani, viceversa la Girgi oggi a differenza di domenica scorsa e di Belgrado ha dato anche agio a Rizzi di andare sul terreno. È in attacco la Sinudine, si riprende con 8 minuti e mezzo già giocati, con una partita ancora molto aperta e ci sono però in questo momento 5 punti di vantaggio per la Girgi, ma c'è un rimbalzo d'attacco di Bertolotti e c'è un fallo di Bisson. Vogliamo rivedere anche questo rimbalzo d'attacco che è molto bello, l'attacco del rimbalzo della Sinudine mi sembra bella, ecco il replay, vedete Caglieris, l'attacco della Sinudine che si snoda molto bene, c'è il numero 6 Antonelli che va al tiro, guardate la lotta per riconquistare il pallone così importante in una partita di pallacanestro così influente sull'economia del gioco, vedete che scatta benissimo alto più di tutti Bertolotti, riconquista la palla, sale, c'è il braccio nettissimo, vero fallo netto di Bisson indiscutibile, fallo netto di Bisson indiscutibile su Bertolotti che è andato adesso in lunghezza per eseguire i due tiri liberi su tre. Dunque la partita al termine di questa azione può vedere una svolta momentaneamente favorevole alla Sinudini, che ha in lunetta uno specialista come Bertolotti che vedete ha già realizzato il primo dei tiri liberi. Bertolotti non ha
effettuato molti tiri liberi nei playoff, anche perché è stato infortunato, ma è un uomo che sta su una percentuale di realizzazione molto vicina al 90%. 56 a 53, 3 punti di vantaggio per la Girgi, ora in attacco. 11 minuti da giocare, lo scudetto qui a Bologna ancora in palio, mentre la palla è a Meneghin, che non ha segnato molti punti, ha sbagliato morsa, ha preso un rimbalzo, lo ha conteso bene Bisson, e la palla è della Girgi per una rimessa in gioco in zona offensiva dopo l'errore di Morse, che comunque continua a tirare, vedete, questa volta non sbaglia. 58 a 53, Morse 23 punti al suo attivo. Domenica scorsa ne aveva in totale realizzati soltanto 14. Ci sono molti frequenti contatti, mi sembra che l'arbitraggio sia stato efficace fino a questo momento, gioco molto atletico, ha tirato Antonelli, la lotta sui rimbalzi vede prevalere Meneghin, il pallone è della Girgi, 10 minuti adesso quasi al termine dell'incontro, siamo dunque a metà della ripresa con la Girgi in attacco e 5 punti di vantaggio. Ora Meneghin, su di lui è Villalta, Zanatta prova a tirare dalla distanza, Zanatta va a bersaglio, 60-53, è il massimo vantaggio della Girgi, non aveva mai avuto certe lunghezze come in questa circostanza, 60-53 il punteggio, 16 punti di Zanatta. Zanatta è stato ieri a colloquio col Consiglio federale per avanzare le richieste dei giocatori azzurri per rispondere alla convocazione della nazionale, pare che sia stato abbastanza soddisfatto del colloquio, ecco intanto il tabellone della situazione e il colloquio, vi dicevo, consentirà ai giocatori di essere soddisfatti delle loro richieste, quantomeno da oggi in avanti. In attacco Ossola, Girgi al tiro con Morse, ha sbagliato Morse, 60-53, 7 punti da recuperare per la Sinudine, 9 minuti e 44 secondi, e Caglieris che conduce l'attacco, Bertolotti che va al tiro con molta determinazione, è stato sfortunato in questa circostanza, il pallone aveva dato l'impressione di entrare, poi è uscito dall'anello del cerchio, Morse per Meneghin, Meneghin sbaglia, contende il rimbalzo, un'azione un po' frenetica da parte della Girgi, giocata senza freddezza, un'azione che avrebbe potuto dare anche un maggior vantaggio alla formazione ospite e che i varesini mi sembra abbiano un po' sciupato banalmente. Vi do intanto i punteggi, un punto Iellini, 23 Morse, Ossola 2, dunque le due guardie della Girgi hanno segnato 3 punti in 2, 6 punti di Meneghin, 16 Tanatta, 10 Bisson, 2 diritti per la Girgi, mentre in attacco adesso la Sinudine che ha perso il pallone con Serafini e Zanatta che cerca il piazzamento dei compagni, nella Sinudine 2 Caglieri, 13 Antonelli, 11 Villalta, 7 Driscoll, 10, 0 Serafini, 20 di Bertolotti e Bisson. Quindi in questo momento la Girgi al massimo del vantaggio di questo incontro a 9 lunghezze, 62 a 53 a 8 minuti e 50 secondi dal termine. Driscoll, su di lui a Morse, ecco Driscoll, fallo di Morse, attenzione Morse è il terzo fallo di Morse, 8 minuti e 43 secondi, situazione dei falli, 4 Iellini, 3 Bisson, 3 Morse per la Girgi. Caglieris lotta molto bene sul rimbalzo Bisson, i veterani della Girgi stanno producendo il loro sforzo, sono naturalmente forse più provati dei loro avversari, ma stanno in questo scorcio della ripresa giocando molto meglio che nel primo tempo. In attacco la Girgi, Zanatta, pallone per Morse, Morse fa saltare Bertolotti, non riesce però a realizzare, prende un bel rimbalzo Driscoll, momento non felice questo della Girgi, della quale dovrebbe trar vantaggio la Sinudine, ma ha sbagliato Serafini in giornata nerissima fino a questo momento, solo consentiti dei frequenti cozzi, dopo voglio sentire Sidoli, è un'interpretazione del basket che però è molto bello, un basket molto atletico, non ci sono state fino a questo momento alcune preferenze, ecco sentiamo Sidoli, mi pare che ci siano molti scontri, un contatto atletico quello di prima sotto canestro, quindi gli arbitri hanno fatto molto bene a non fischiare, è un bel basket, no? Ricco di anche di contatti, bellissimo. Molto vigoroso ma sostanzialmente corretto, bellissimo, senz'altro corretto. 62 Girgi, 53 Sinudine, con la Girgi in zona di attacco per un fallo di cui è stato vittima Morse, vedete che Bertolotti si è scusato, Bertolotti per tentare di conquistare la palla ha commesso il suo terzo fallo, dunque nella Sinudine 4 falli Driscoll, 3 falli Bertolotti, gli altri sono nettamente al di sotto, 7 falli Girgi nel secondo tempo e soltanto 5 Sinudine. 7 minuti e 59 secondi, ecco la palla per Meneghin che ha potuto segnare molto poco, va al tiro Morse che fuori la retina,
64 a 53, ecco Morsi inquadrato, 11 punti di vantaggio, come naturalmente tutti hanno compreso, è il massimo vantaggio della Girgi, che ha 11 lunghezze con 20. Giordani, scusami, mi senti? Sì, ti sento. Ecco, un brevissimo break, proprio molto breve, vedo che tra l'altro l'azione è ferma, per i risultati di alcuni primi tempi al nostro concorso, indovina come finisce. Bologna-Fiorentina è terminata sullo 0-0 il primo tempo, Genoa-Foggia 1-1, Milan-Lazio 2-1, Perugia-Juventus 1-1. Da questo momento e fino alle 16.40 circa avete la possibilità di chiamare il numero di Roma 063139 per comunicarci quello che pensate sarà il risultato finale dei quattro incontri che vi ripetiamo: Bologna-Fiorentina 0-0, Genoa-Foggia 1-1, Milan-Lazio 2-1, Perugia-Juventus 1-1. Il montepremi in palio è di 1 milione, il numero è 3139, il prefisso per Roma è 06. Qualche altro risultato forse del primo tempo siamo in grado di dare? Tutti i risultati dei primi tempi, grazie a Pierluni che ha provveduto. Bologna-Fiorentina abbiamo detto 0-0, Catanzaro-Cesena 2-2, Genoa-Foggia 1-1, anche questo l'abbiamo già detto, Milan-Lazio 2-1, già detto, Napoli-Sampdoria 1-0, Perugia-Juventus 1-1, Roma 0-2, l'Inter vince a Roma per 2-0, Torino 1, Verona 0. Ritorneremo poi a parlarvi del calcio alla fine della partita. Restituiamo subito la linea a Bologna, Dinamo di Girgi. Un punteggio di 64 a 55, un fatto che bisogna sottolineare, ha commesso il quinto fallo Terry Driscoll, l'americano della Sinudine. Adesso la Sinudine gioca senza il suo americano, ha preso un bel rimbalzo difensivo e c'è un fallo fischiato a Zanatta. Zanatta è in campo adesso con 4 falli, mi sembra che siano 4, attendo comunque conferma, è difficile seguire. Dovrebbero essere 4, comunque sul tabellone c'è ancora scritto 3, ad ogni modo sembrano a me 4. In attacco la Sinudine, 7 minuti da giocare. Ecco la difesa della Girgi al lavoro, Caglieris, Bertolotti. È andato al tiro in acrobazia Bertolotti, ha centrato il bersaglio, ha ridotto le distanze la Sinudine, 22 punti per Bertolotti. La Sinudine aveva 11 punti di ritardo, poc'anzi è riuscita adesso a ridurre il margine di svantaggio a 7 lunghezze. Quando Meneghin ha commesso un errore clamoroso, ha posto riparo Morse conquistando la buona palla, sbaglia ancora Zanatta, ecco dalla grande distanza segna Bisson molto prettamente, il veterano Bisson, 14 punti, 66 a 57, ha risolto una situazione intricata per la sua squadra. Antonelli, al tiro Antonelli, vedete che Antonelli e Bertolotti prendono la maggior responsabilità del tiro della Sinudine. Sono entrambi in autori di un 30 punti di totale, c'è Bisson che freddamente ancora riporta il margine a 9 lunghezze di vantaggio per la formazione di Varese. 6 minuti da giocare, 68 a 59, al tiro Caglieris, il rimbalzo è di Serafini mi sembra, pallone per Antonelli, è in angolo Bertolotti. Ecco Bertolotti che ha 24 punti all'attivo finora, 68-61, la partita secondo me è ancora aperta. Ecco Bisson ancora che non esita a tirare, il rimbalzo è di Meneghin, Meneghin ha subito un fallo al momento del tiro, dunque avrà un 2 su 3 per lui dalla lunghezza. La situazione dei falli è di 3 per Villalta che ha commesso quest'ultimo fallo, nessun giocatore in campo con 4 falli per la Sinudine, ma è in campo viceversa con 4 falli Zanatta per la Girgi. Vedete in sovraimpressione i risultati del calcio, dietro vedete la formazione in maglia bianca della Sinudine che si trova a dover rimontare 7 lunghezze dopo aver condotto con 3 punti di margine alla fine del primo tempo, dopo essere stata in vantaggio, ripeto, per 2 volte e anche di 8 punti nel corso dei primi 20 minuti. E nel secondo tempo Bisson c'ha 5 su 6 addirittura, e quindi è stato uno dei degli artefici di questo. Morse nella ripresa, anche se sono questi due protagonisti del vantaggio che la Girgi ha conseguito qua al Palazzo dello Sport di Bologna. La Girgi che ora è in lunetta con Meneghin, autore finora di 6 punti,
molto impreciso oggi, ma naturalmente deve svolgere un grosso lavoro perché lotta sotto i rimbalzi contro uomini molto validi, molto capaci, molto alti. Ha segnato il secondo dei due tiri liberi, adesso ha un terzo a sua disposizione, situazione di falli 9 per la Girgi, 7 per la Sinudine, questo per inquadrare a quante sono in ascolto la situazione della partita che vede nuovamente 9 punti di vantaggio per la formazione ospite in maglia scura. 5 minuti e 31 secondi al termine di questa partita. Bertolotti, naturalmente adesso la Sinudine deve andare al tiro più rapidamente, ci pensa Antonelli, bravissimo, davvero strepitoso. Ci sono 19 punti al suo attivo, 19 punti Bertolotti, 24 Bertolotti, 19 Antonelli, e c'è un fallo di Villalta. Villalta, senza vedere il replay, sentiamo Sidoli. Giustissimo questo fallo fischiato a Villalta, stanno arbitrando veramente bene, hanno preso un fallo eccezionale in questo momento. 70 Girgi, 63 Sinudine, c'è Villalta con 4 falli adesso nella formazione in maglia bianca. Con la Girgi dalla grande distanza Morse, un pallone che non si decide a entrare, poi finalmente per la Girgi entra, ha tenuto un po' di suspense gli spettatori. 4 minuti e 50 secondi, ancora 9 punti di vantaggio, 72-63, ma c'è un fallo, attenzione, un fallo della Girgi, chi è Iellini forse, mi sembra, quinto fallo di Iellini, quarto minuto e 46 secondi, la Girgi raggiunge il decimo fallo, ecco Iellini col numero 5 che va in panchina, 72-63, sul punteggio di 72 Girgi e 63 Cinudine, quinto fallo di Iellini, è andato in campo Zanatta. Cagliaris, ecco Antonelli che non esita a tirare, il rimbalzo di Meneghin, 4 minuti e 39 secondi, è in contropiede Zanatta. Zanatta porta adesso a 11 punti il vantaggio della Girgi, 74-63, c'è stato un calo notevole nella ripresa da parte della Sinudine, almeno fino a questo momento, ma è formazione che non si dà per vinta, eccola in attacco, può andare al tiro Bertolotti, vedete che Bertolotti ha potuto segnare, la partita è ancora aperta, 26 punti per Bertolotti, 4 minuti da giocare, possono accadere molte cose, supera la metà campo Ossola per Morse. Pallone per Meneghin, adesso la Girgi ha interesse a rallentare il gioco, naturalmente, essendo in vantaggio, vediamo come concluderà l'azione. Ha sbagliato Morse, ha preso il pallone la Sinudine, Morse da sotto canestro, quinto fallo, attenzione Bisson, quarto fallo di Bisson, era già stato aggiornato il conteggio dei falli di Bisson sul tabellone. L'azione precedente di Morse avrebbe potuto portare la Girgi ad un margine forse di tranquillità, viceversa da sotto canestro ha sbagliato Morse e c'è adesso questo minuto di sospensione che ci permette di fare un po' il punto della situazione, 27 punti Morse, 1 Iellini, 2 Ossola, 8 Meneghin, 18 Zanatta, 16 Bisson per la Girgi, 2 Cagliaris, 19 Antonelli, 11 Villalta, 7 Driscoll già uscito per 5 falli, Bertolotti 26 per la Sinudine, vedete che ci sono soltanto 5 uomini ad aver iscritto punti a bersaglio, iscritto punti a reperto per la Sinudine e questo forse probabilmente è una curiosità in senso negativo per la formazione bolognese che d'altra parte ha dimostrato di non darsi assolutamente per vinta ed è ancora a 4 minuti dal termine, in 4 minuti nel basket possono accadere molte cose, c'è Antonelli veramente molto bravo in questa partita, Massimo Antonelli in lunetta, vedete che continua a segnare, Antonelli 20 punti per lui, è il secondo cannoniere della sua squadra, non vi erano dubbi che Antonelli e Bertolotti sarebbero stati molto temibili per la Girgi perché per il loro tipo di gioco sono i due giocatori più pericolosi per la formazione varesina. E adesso siamo a soli 7 lunghezze, ma c'è Morse che si è liberato in contropiede ed è 76-67, molto bella questa azione di rimessa sul pressing avversario, non possiamo rivederla per non perdere fase di cronaca, ma Morse si è liberato molto bene. Ha preso il rimbalzo ancora Morse, c'è Ossola in palleggio su di lui a Cagliaris, Ossola subisce il raddoppio, pallone per Bisson, 3 minuti e 40 secondi, ecco il pallone sul perno che è Meneghin, adesso Ossola, 3 minuti e 30 secondi, adesso ancora su Ossola la palla, l'entrata di Ossola a segnare al termine di un'azione molto buona, 78-67, adesso sono 11 punti di vantaggio per la Girgi, ed è Morse che ancora
si erge da dominatore, ha conquistato una bella palla, poi l'ha buttata via, per la verità con troppa precipitazione, poteva esibersi dal tirare. Tatticamente è stata sbagliata la sua azione, c'è un fallo fischiato a Chia Zaratta, mi sembra. Quinto fallo di Zaratta, va in campo Rizzi a 3 minuti e 7 secondi. Da giocare, 78 a 67, cronometro sempre fermo naturalmente. Cagliari sei in lunetta, Cagliari finora ha segnato poco, solo due punti, adesso 3, 78 a 68, 3 minuti. Secondo tiro libero per Cagliari, rimbalzo di chi? Di Ossola, rimbalzo di Ossola per Meneghin, ecco Rizzi. Rizzi non è un palleggiatore, probabilmente la Sinudine presserà su di lui, così è, pressa anche su Ossola. Morse, ecco Bisson, 2 minuti e 55 secondi, Ossola, 78 a 68, 10 punti dividono le due formazioni. Adesso mancano 7 secondi al termine di questa azione, è Morse che deve tirare e Morse con questo canestro probabilmente mette una buona pietra alla costruzione dello scudetto della Mobil Gigi. 31 punti per Morse, naturalmente quando Morse supera il limite dei 30 punti è difficile superare la Gigi. 2 minuti e 26 secondi, Antonelli non esita, passa a Caglieris che fora la retina, vedete che la Sinudine continua a restare in corsa, continua a non darsi per vinta, continua a ribattere colpo su colpo. 2 minuti e 18 secondi, cronometro fermo, palla per Morse. Morse a Ossola, il veterano è braccato da Caglieris, se ne libera in palleggio, ma Caglieris non demorde. Pallone lungo per Rizzi, infrazione di 3 secondi, molto giusta questa interpretazione degli arbitri, vero Sidoli? Veramente bravi, giusta questa infrazione di 3 secondi, in quanto Rizzi era già dentro prima che incominciasse l'azione. Ancora un contropiede per la Gil. C'è Meneghin e poi dopo ancora il pallone da Bisson a Meneghin, ma naturalmente fermano il gioco i giocatori della Girgi. 1 minuto e 55 secondi, la Girgi è a circa 90 secondi dallo scudetto, lo scudetto del 77. Rizzi, Meneghin, la Sinudine è purtroppo mancata nelle ultime battute di questa così attesa partita. Ha giocato molto bene la Sinudine nel primo tempo, aveva dato l'impressione anche di poter dare una svolta in proprio favore alla partita, ma non ha saputo nel secondo tempo mantenersi sullo stesso piano, sullo stesso livello di gioco. 1 minuto e 42 secondi al termine dell'incontro. 7 punti di Driscoll, mi segnalano giustamente i miei cortesi collaboratori, 7 punti di Driscoll sono evidentemente un apporto troppo modesto per la forza di un giocatore di quella levatura. Driscoll è, si è sempre detto, è molto nel rendimento della Sinudine, quest'oggi non ha potuto esserlo come in precedenza. 12 punti di vantaggio per la Girgi, ecco Caglieris, ecco il pallone per Caglieris, è il quinto fallo di Bisson, vanno in campo adesso le seconde linee, i ragazzini, è il numero 7. È il numero 7 Campiglio che va sul terreno per la Girgi quando mancano adesso all'incirca appunto 1 minuto e mezzo di gioco effettivo. Ha segnato Caglieris, 82 a 71. Caglieris deve battere ancora un tiro libero, lo realizza, 82 a 72 il punteggio, 1 minuto 35 secondi, cronometro che è sempre fermo. Pallone per Ossola, ecco un pallone per Campiglio. Ossola, adesso 1 minuto e 25 secondi. Rizzi, ancora Rizzi guardato da Villalta, Meneghin ha aiutato gli esterni, 1 minuto e 16, Ossola in entrata, è andato a tirare, ha realizzato Ossola, il canestro viene richiesto di convalida, 84 a 72, ci sono già scene di giubilo comprensibile sulla panchina della Mobil Girgi che così torna allo scudetto dopo 3 anni. 84 a 72, bisogna dire che il pubblico bolognese è stato come sempre
fino a questo momento molto signorile, molto elegante, ha incitato i suoi uomini come era comprensibile, ma ha lasciato che in questo momento per esempio potessero avere sfogo anche le grida di entusiasmo dei giocatori. Un minuto e 12 secondi al termine della partita. Punteggio di 84 a 72, voi vedete che adesso la Girgi attorna il suo allenatore Gamba, la Girgi che è stata artefice finora di una fiammata davvero notevole, un secondo tempo degno delle sue grandi tradizioni, questa squadra che era rimasta opaca a Belgrado, che domenica scorsa era apparsa ancora molto affaticata, che nel primo tempo aveva lasciato a desiderare, viceversa è tornata. Fermo per i due tiri liberi di Ossola, punteggio di 12 punti di vantaggio per la Girgi, adesso diventano 13, 85 a 72, ancora fermo il cronometro, 1 minuto e 10 da giocare, in attacco, adesso c'è anche Martini in campo per la Sinudine, Antonelli, pallone per Bertolotti, rimbalzo di Rizzi, poi Ossola, Ossola in palleggio, pallo di Martini su Ossola, 58 secondi al termine, adesso proprio a meno di sorprese imprevedibili la partita e dunque il campionato dovrebbe essere considerato concluso, non ci sarà dunque l'attesa fiammata del pareggio a San Siro per la gioia dei tifosi della Girgi, ma forse per la delusione di tutti i tifosi senza bandiera della pallacanestro italiana non ci sarà la grande festa tricolore di Milano. Naturalmente si ha la soddisfazione, si deve sottolineare, di registrare qui a Bologna la resurrezione di una squadra che naturalmente in passato aveva dato tante prove di valore che poteva anche essere attesa ad una grande resurrezione. Ha segnato ancora Antonelli, 50 secondi, adesso 7 punti di ritardo, vediamo la rimessa, c'è pressing della Sinudine, è in palleggio Meneghin, pallone per Rizzi, Rizzi va a tirare, sbaglia, non vedo nulla, il gioco è fermo, 37 secondi, non si capisce perché Rizzi abbia tirato, questo si dice da un punto di vista tattico per dare delle indicazioni, semplicemente da un punto di vista cestistico. Comunque è Morse, che è il lunetta Morse, che è il capo in testa dei tiratori per quello che riguarda i personali, vedete che fa onore alla sua posizione di privilegio per quello che riguarda la lunetta. Morse va adesso 88 a 74, 89 a 74, grandissimo margine, 15 punti di vantaggio per la Girgi, una vittoria schiacciante, una vittoria che Antonelli ancora adesso ha cercato per tre quarti di partita di contrastare insieme con Bertolotti, ma che poi non ha potuto evitare. Rizzi in palleggio, mentre siamo alle ultimissime battute, ancora Morse, poi il rimbalzo è da della Sinudine e c'è ancora un tecnico, probabilmente non si sa, da qui sono molto distante, fallo tecnico a Rizzi mi sembra, a 21 secondi dal termine, vedete l'arbitro Vitolo vicino a Ossola, mi sembra che l'arbitraggio sia stato veramente ottimo, cosa ottimo, mi dite? Cito? Veramente a dimostrazione che gli arbitri italiani sono veramente bravi. 21 secondi al termine, 15 punti di vantaggio per la Girgi, immaginiamo l'entusiasmo di Varese, naturalmente un entusiasmo meritato, qui sono potuti giungere soltanto 200 tifosi al seguito perché il Palazzo del Corpo di Bologna, come tutti sanno, è venduto in anticipo, ma naturalmente ai teleschermi nella città giardino saranno tutti i tifosi che trepideranno e gioiranno giustamente per questa bella vittoria dei loro beniamini. Campiglio in palleggio per Morse, 18 secondi, mancano 18 secondi allo scudetto della Girgi e quindi difenderà anche l'anno prossimo in Coppa dei Campioni il suo primato nazionale. Pallone per Rizzi che va a segnare il canestro della staffa sul punteggio di 91 a 76, termina probabilmente l'incontro ed è in effetti Caglieris, questo canestro non è valido, forse ci sarà da effettuare due tiri liberi, comunque ci sono già le scene di entusiasmo, c'è ancora un secondo da giocare, vedete in alto il tabellone elettronico vi indica che c'è un secondo da giocare, 91 a 76 il punteggio, penso che la ripresa abbia dimostrato come non vi siano dubbi sulla superiorità, quest'oggi per inteso, la superiorità della Girgi sulla sua grande avversaria, la Sinudine è la squadra che ha comunque perso meno partite di tutte nel campionato italiano, la squadra che ha subito meno sconfitte e che quindi ha collezionato un maggior numero di vittorie, ma per causa diciamo della formula questa sua superiorità in termini di vittorie non si è potuto concretizzare in classifica. La Sinudine quindi che ha dominato tutta la stagione proprio negli ultimi 20 minuti è venuta meno. Qui vicino a me ho Lucio Dalla, Lucio Dalla per cortesia, Lucio Dalla è tifoso della Sinudine ma un grande sportivo, sentiamo il suo parere. È assolutamente giusto.
Ah, sì, la Girgi ha giocato chiaramente meglio e giusto che sia finita così. Grazie a Dalla, e vedete che noi con queste immagini che vi giungono da Bologna vi mostriamo il legittimo entusiasmo della Girgi, che è passata da vittoriosa, mentre qui c'ho Peterson, allenatore sconfitto, che con molta sportività, moltissima, desidero sottolinearlo, è venuto ad esprimersi il suo parere. Ma non c'è nessun dubbio, campione d'Italia la Mobile Girgi, perché quando loro possono venire a Bologna e vincere con la tranquillità che, con cui hanno vinto, meritano tutto di quello che hanno quest'anno. Complimenti a loro. Grazie, avete sentito quale sportività da parte dell'allenatore sconfitto, noi con queste belle parole. Ecco, Giordani. La linea e interrompo la telecronaca. No, Giordani. Dimmi. Niente, volevo soltanto, dato che praticamente si chiude in questo momento il campionato di pallacanestro edizione 76-77, possiamo ancora aggiungere qualche cosa. Volevo piuttosto sapere da te qual è stata la chiave di questa affermazione fuori casa della Mobile Girgi dopo la stentata vittoria di domenica scorsa in casa. Ma guarda, secondo me così a caldo i pareri, ma qui senti, qui c'ho Gamba, io ecco. Giro a lui la tua domanda. Benissimo. Gamba è vicino a me, scusa per cortesia, ti vogliono sapere, ti chiedono qual è stato il motivo tecnico di questa resurrezione dopo la stentata vittoria di domenica scorsa, secondo te? Io penso alla difesa che abbiamo perlomeno 20-25 volte da zona a uomo. E questo ha anche un po' frenato il loro attacco, soprattutto nel secondo tempo. Poi la resurrezione di Morse. E poi la resurrezione di Morse e tutti quelli che sono andati in campo. Adesso Iellini, poveretto, è entrato in campo, pam pam pam, tre falli. Però Zanatta, Ossola, Meneghin non ha sprecato una palla. E questo, secondo me, ha vinto la squadra, veramente. Ha giocato lucida di cervello nei momenti in cui doveva essere lucida, soprattutto nei momenti in cui perdavamo. E voi che dovevate essere i più stanchi, i più usurati, coloro che probabilmente erano in questo momento sfavoriti, siete venuti fuori proprio alla vita. Sì, proprio giocatori e allenatore anche, che da tanti anni sono in pista. È il tuo primo scudetto? No, questo è il secondo da quando sono a Varese e non conto quelli di Milano, vabbè. Scusami, dimmi. Volevo soltanto sapere da Gamba, a questo punto certi propositi di smobilitazione della Mobile Girgi saranno ancora validi con energia al successo nella Coppa?